Napoli ha un punto di ritardo dal Milan in classifica. Questa è la 30ª giornata. Il Milan gioca a Lecce e il Napoli riceve la Juve. Buon pomeriggio da Cesare Barbieri e da Peppe Savoldi. Peppe, colpo d'occhio straordinario ancora una volta al San Paolo. Napoli che ha un punto da recuperare e una partita veramente difficile. È sempre bello stare al San Paolo, è veramente uno spettacolo. I tifosi sono veramente una meraviglia, sono sempre vicini alla squadra. Adesso speriamo che il Napoli riesca a vincere questa partita che mi sembra molto ma molto delicata. Milan 42, Napoli 41, Inter 38 a pari con la Juventus e la Sampdoria, poi la Roma a quota 34. L'Inter gioca in casa con l'Atalanta, il Milan gioca a Lecce come già vi abbiamo detto, e per quanto riguarda la partita della Sampdoria, la squadra blu cerchiata è impegnata sul campo del Bologna. Le formazioni delle squadre: il Napoli schiera Giuliani, Ferrara e Francini, Crippa, Corradini e Baroni, Fusi, De Napoli, Careca, Maradona e Carnevale. Risponde la Juventus con Tacconi, Bonetti, Di Agostini, Galia, Brio, Tricella, Alennikov, Rui Barros, Zavarov, Marocchi e Schillaci. Vigon è l'allenatore del Napoli, Dino Zoff l'allenatore della Juventus. Beppe, noi eravamo a Torino a vedere la gara di andata tra Juventus e Napoli. Dopo il gol di Crippa al 16° minuto è stato un vero e proprio assalto della Juventus. Penso che farà altrettanto la Juventus, credo che cercherà anche qui a San Paolo di vincere questa gara. E il Napoli da parte sua non vorrà sicuramente cedere, vorrà sicuramente vincere questa partita per sperare in uno scivolone del Milan. Per la Juventus questa è l'ultima opportunità per agganciare il treno scudetto, per il Napoli invece non si può compromettere la marcia verso il secondo scudetto, ricordiamo sempre Milan permettendo. Buonaiuti, Rosa, Vallone, Alessio e Casiraghi, questa la panchina di Dino Zoff, una panchina estremamente giovane, Di Fusco, Bigliardi, Baroni, Mauro e Zola, queste le scelte per il match iniziato, match avviato per Albertino Bigon. L'arbitro della gara è Carlo Longhi, un internazionale, una sicurezza per quanto riguarda i fischietti italiani. Tutto è pronto per dare il calcio d'avvio. Carlo Longhi, ingegnere, 46 anni, romano. Stefano Tacconi, il vice di Walter Zenga in nazionale. Juventus che dopo un avvio di campionato non totalmente convincente si è ripresa. Non però a sufficienza per agganciare il treno di vertice. Oggi la Juve ha 3 punti meno del Napoli, 4 meno del Milan. Partiti subito con un fallo ai danni di Diego Armando Maradona nel cerchio del centrocampo. E mi sembra che l'intervento sia piuttosto duro. Sì, mi sembra che sia stato toccato in modo piuttosto violento. Questa immagine ci dà chiaramente, ci fa capire come andrà a finire, come sarà la partita. Ecco, Beppe, l'intervento falloso è stato di Zavarov. D'altra parte, tante volte una punta, quando è chiamata a un lavoro di copertura o un contrasto, talvolta non si comporta come farebbe un centrocampista di contenimento, è un po' maldestro in qualche occasione. Hai detto bene, poi specialmente un fallo inutile a metà campo, non c'era nessuna ragione, cioè voglio dire che Maradona in quel punto lì non era sicuramente pericoloso. Si gioca da un minuto, ma in pratica si è giocato per non più di 5-6 secondi. Maradona guarda in avanti, non incrocia lo sguardo di Zavarov che vorrebbe scusarsi. Maradona si porta verso l'area di rigore zoppicando. Calcio di punizione in favore del Napoli. C'è il sole oggi a Napoli, prima domenica di primavera, il 25 marzo. Ricordiamo che questo campionato finirà molto presto per far spazio ai mondiali che inizieranno ai primi di giugno. Il campionato finirà il 27 aprile. Pallone recuperato dai giocatori partenopei con Maradona che in penna in direzione di Corradini. Poi ancora Crippa.
il lancio in avanti per Carnevale che è in fuorigioco e la punizione per la Juventus. Non c'è Alemão oggi, Beppe, che forse è uno dei giocatori più importanti del Napoli. È un peccato veramente, perché Alemão stava attraversando un ottimo momento, è un giocatore di grandissime qualità, è un giocatore che sotto l'aspetto tecnico è sicuramente uno dei più bravi centrocampisti, oserei dire, al mondo, e poi non disdegna anche sotto l'aspetto della quantità. Juventus che sta subito cercando di abbassare il ritmo, vero? Beh, adesso vediamo, è un po' presto per poterlo dire. Comunque credo che la Juventus in questo momento cercherà soprattutto di stemperare un pochettino la carica emotiva del Napoli. Maradona ha ricevuto la Carnevale, c'è spazio sulla sinistra per Crippa. Il tocco, la palla persa da Crippa, autore del gol all'andata contro la Juve, ricordiamo, finì 1-1 a Torino, il gol di Crippa e poi il gol di Bonetti, situazione conseguente a calcio d'angolo. C'è un fallo a metà campo e il giocatore colpito è Zavarov. Mi sembra sia Zavarov il giocatore che rimane a terra. No, è Roberto Tricella. Ecco il pallone controllato da Tricella e c'è l'intervento falloso di Fusi. Punizione in favore della Juventus. Tricella, lo ricordiamo, è cresciuto nell'Inter, nato a Cernusco sul Naviglio. Come a Cernusco sul Naviglio è nato anche Galbiati, un altro dei difensori nerazzurri anni 70. Il boato del pubblico per il gol di Benedetti. Lecce 1 Milan 0. Il gol del Lecce allo stadio di Via del Mare. Lecce in vantaggio, a questo punto il Milan si trova in ritardo. Schillaci, palla che finisce fuori, rimessa in gioco per la Juve. Ricordiamo che prima di questa gara il Milan aveva un punto di vantaggio sul Napoli e Beppe, questo boato del pubblico fa intendere alla squadra partenopea che è il momento di portarsi in avanti. Ha fatto capire chiaramente cosa stava succedendo sugli altri campi, attenzione. E l'uscita sicura di Giuliani su De Agostini, azione pericolosa da parte della Juventus, pubblico ancora in festa per il gol del Lecce. Non devono stare in festa, non deve festeggiare i giocatori in campo, devono giocare, non devono avere queste disattenzioni che quasi li costa il gol. Beppe Bergomi, Inter in vantaggio sull'Atalanta, 1-0 al sesto minuto, mentre il Milan subiva gol, segnava l'Inter, Maradona su Carnevale, bravo Tacconi, ha assorbito la botta. Il fallo commesso in precedenza da Zavarov non sembra aver lasciato problemi a Maradona. No, assolutamente no, almeno non mi è sembrato, come dicevi giustamente tu, Maradona si è mosso bene e ha messo in mezzo una palla bellissima, peccato troppo alta che è stata facile presa di Tacconi. Aleinikov, poi Marocchi, palla persa, c'è Baroni sul pallone Carnevale. Forse commette fallo Brio, velocità di Carnevale su Brio, più veloce Brio di Carnevale di Brio. Deve aiutarsi il difensore toscano con le mani. C'è il calcio di punizione fischiato dall'arbitro Longhi. La punizione in favore del Napoli con Crippa per Maradona, che però era in fuorigioco. C'è da aspettare la... No, era proprio in fuorigioco Maradona, errore grossolano di Crippa. Sì, stati molto bravi i difensori della Juventus che si sono portati su quando hanno visto che Maradona si trovava andato a cercare palla, farsi dare palla da Crippa. Qui la partita a Napoli iniziata con 2 minuti e mezzo di ritardo rispetto a quelle di Lecce e San Siro. Lecce ha già segnato il Lecce con Benedetti e a San Siro l'Inter raddoppia con Lothar Matthäus. Inter 2 Atalanta 0 dopo soli 9 minuti di gara. Tacconi, si appresta a rinviare Tacconi, pallone lungo, c'è la testa di Crippa, poi viene anticipato Corradini, il pallone è recuperato da De Napoli,
sulla sfera si porta Bonetti, poi il pallone a Tricella, a fianco a Tricella c'è Brio, ma Tricella sceglie di servire De Agostini, la battuta in profondità verso Schillaci, il fallo commesso da Ferrara, la punizione in favore della Juventus. E Beppe, man mano che ci si avvicina al mondiale si sente sempre più frequentemente parlare di Schillaci come possibile convocato di Vicini. Beh, indubbiamente Schillaci possiede delle ottime qualità, è un giocatore rapido, svelto e secondo me potrebbe essere utile alla nazionale. Dalla B alla nazionale in una sola stagione sarebbe una grandissima soddisfazione per questo giocatore. Crippa tra tre giocatori, perde palla, c'è Maradona che mette la punta, poi è Marocchi che calcia sull'arbitro, attenzione Carnevale, Maradona, area di rigore, lungo il pallone per Careca, ma Careca la meglio su tacconi, grande magia di Careca, poi è Alenico che va a servire il portiere, errore di tacconi detto. Sì, indubbiamente no, questa palla era lunghissima e Careca è stato molto più veloce di lui. Fortunatamente poi la palla per tacconi si è risolta. Comunque ho visto che le due squadre giocano molto corte, il gioco si sviluppa prevalentemente al centrocampo. Difatti prima, proprio perché erano troppo vicini, e persino l'arbitro, persino Longhi, ha messo in condizione il Napoli, in questo caso Maradona, di andare verso rete. Ancora un intervento ai danni di Tricella, commesso sempre da Fusi. Fusi fra l'altro è un giocatore molto corretto. Questo intervento però in ritardo su Tricella, poteva farsi male il difensore bianconero. Sì, tutte e due per la verità sono entrati a gamba tesa e in questo caso chi ci ha rimesso è stato Tricella. Rimane a terra Tricella, lo ricordiamo, 20 giorni fa sui giornali nazionali sportivi si è parlato di una particolare inchiesta voluta dai direttori, in pratica secondo le mamme italiane il giocatore ideale è proprio Fusi, un ragazzo definito per bene, sempre a modo, lontano dagli eccessi di tanti altri suoi colleghi. Fusi, lo ricordiamo, è cresciuto nel Como. La battuta in avanti, il controllo di Schillaci per la testa di De Agostini. Poi la palla recuperata ancora dal giocatore andato a rete contro la Danimarca nell'Europeo dell'88. Il pallone impennato da Schillaci, il colpo di testa a liberare è di Baroni. Anzi, scusate, di Renica. Il colpo di testa di Renica. La battuta di punizione per la Juventus è di Zavarov. In avanti per Schillaci, c'è Ferrara davanti a Schillaci, poi De Napoli, il retropassaggio ancora per De Agostini, Zavarov, poi ancora Schillaci, vorrebbe liberare il destro, non ce la fa, gli ruba il tempo Corradini, ancora Marocchi, può ripartire il Napoli, ma è la Juve che fa buona guardia, Juve che sembra in questo momento mettere in difficoltà il Napoli. No, è molto, molto più aggressiva, riesce a tenere palla, riesce a portare la supremazia dove sta giocando. Per esempio poco fa ha sviluppato il suo gioco sulla sinistra e ha portato più uomini in quel settore e ha messo in difficoltà il Napoli. Temporeggia Renica e perde la palla. Fusi, avanza il giocatore napoletano, il tocco sulla destra, la palla che torna ancora nella zona di difesa dei giocatori di Bigon. Crippa, anticipo su Careca, Renica, battuta lunga di Renica a cercare Carnevale, lungo il passaggio ma Carnevale è in fuori gioco, punizione in favore della Juventus, già battuta con il tocco in direzione di Marocchi. Ancora Marocchi, il servizio per Alejnikov, poi la palla recuperata da Renica, Maradona, il tocco di Diego Armando Maradona su Carnevale, scivola al momento di rinviare Brio, rimessa in gioco per il Napoli con Crippa, Maradona chiede palla,
vuole palla Maradona, servito invece Fusi, Fusi ancora davanti a sé Rui Barros, poi il pallone servito all'indietro verso Tacconi e Beppe Maradona ha iniziato a chiedere palla, spalle alla porta, vuol dire che si sente in giornata. Sì, questo è vero, però non ha secondo me delle alternative, delle altre possibilità, visto che la Juventus si chiude molto e non gli dà spazi per andare in profondità. Marocchi, Tricella, Bonetti, Aleinikov, Schillaci, Galia su Schillaci, può ripartire il Napoli in contropiede con Francini. Poi è Maradona, questa volta per Corradini, ancora Corradini, il tocco in direzione di Crippa, l'appoggio verso il centro, l'anticipo su Carnevale, ancora Crippa, Crippa il destro, traversa, poi Maradona, gol! Il tiro si è stampato sulla traversa, poi Diego Armando Maradona il gol, Napoli 1, Juventus 0. Si è girato con una rapidità incredibile, ha stoppato e ha calciato subito, non ci poteva arrivare nessuno, ha tolto il tempo a tutti e anche a Tacconi. Il grandissimo gol del Napoli, azione insistita, la sventola di Crippa sulla traversa, poi il traversone al centro, Maradona! Con la punta del piede quasi, Beppe. Lui ha un piedino così corto che sembra addirittura che colpisca con la punta. In effetti l'ha colpita col collo piede. Maradona, il tiro, il gol. Tacconi non ha avuto il tempo di reagire. Gol del Napoli con Diego Armando Maradona. Milan in svantaggio, il gol di Benedetti, a questo punto il Napoli sopravanza il Milan di un punto in classifica. A San Siro l'Inter sta vincendo 2-0 contro l'Atalanta, mentre la Sampdoria sta pareggiando 0-0 a Bologna. E riparte il Napoli ancora con Corradini, Corradini in area davanti a Tacconi, alza la testa, forse perde il tempo. Poteva puntare la porta, Beppe. Sì, ma difatti l'intenzione sua era quella di metterlo in mezzo. Difatti ha rallentato per cercare il compagno smarcato in mezzo all'area. Non l'ha trovato, ha perso il tempo e ha dato la possibilità al difensore di recuperare. Tu, Beppe, avresti puntato la porta, però. Io avrei calciato subito, sì, sì. Brio. Ovviamente Corradini è un difensore con propensioni offensive, Beppe Savoldi una punta che ha fatto 168 gol in Serie A. Due modi diversi di interpretare la stessa professione, Beppe. Diciamo che gli attaccanti sono egoisti, così per natura, per indole, e i difensori invece sono al servizio della squadra. De Napoli, Careca, De Napoli. La Juventus ovviamente non ci sta, perdendo oggi la Juventus potrebbe abbandonare qualsiasi sogno di gloria. Mancheranno dopo questa quattro giornate alla fine del campionato. Napoli in vantaggio per una rete a zero, il gol segnato da Diego Armando Maradona al 13°. Stando così le cose, Cesare, ammesso che il Milan perda, la Juve a questo punto deve fare di tutto per vincere, perché anche per lei è un'ottima occasione per poter inserirsi nella zona scudetto. E forse questa sarebbe una sconfitta inattesa del Milan, perché il Lecce comunque non è una delle squadre di vertice. Renica su Marocchi, il fallo di Renica. L'arbitro Longhi non estrae il cartellino giallo, ma Renica è andato direttamente sull'uomo. Sì, non ha guardato proprio la palla. Ormai credo che la palla non la prendesse più, sarebbe più arrivato. Ha dovuto, se non riusciva a fermare la palla, ha dovuto fermare l'uomo. Due uomini in barriera, Maradona e Crippa, punizione per la Juventus. Va Marocchi verso il centro, manca completamente l'intervento di testa Fusi, poi è Bonetti, autore del gol del pareggio nella sfida. Nella sfida di andata Bonetti vorrebbe il corner, non lo concede l'arbitro, ma non lo ha visto neppure il suo collaboratore.
tifosi del Napoli ovviamente in festa, felici. Napoli scudettato nel campionato 86-87. Giuliano Giuliani, portiere chiamato a Napoli per giocare la Coppa dei Campioni, una Coppa dei Campioni infausta per il Napoli, perché il sorteggio iniziale fece affrontare la formazione partenopea e il Real Madrid. Ora c'è un fallo di De Agostini su De Napoli, calcio di punizione, e Beppe, a questo punto però l'arbitro Longhi dovrebbe anche mostrare qualche cartellino. Sì, però se non l'ha estratto prima, non deve estrarlo neanche adesso. De Agostini è intervenuto in ritardo sull'uomo, calcio di punizione. Longhi ora permetterà al massaggiatore Carmando di rimettere in piedi Fernando De Napoli, inquadratura di spalle per De Agostini. Calcio di punizione in favore degli azzurri. I due si stringono cavallerescamente la mano, sono compagni di squadra in nazionale. Non c'è stata cattiveria forse nell'intervento di De Agostini, però ovviamente il fallo piuttosto plateale c'è stato. Il tocco per il traversone, il colpo di testa di Carnevale. Ottimo, è stato bellissimo questo colpo di testa di Carnevale, se non che l'ha girato troppo. Carnevale solo al centro dell'area, era saltato bene, soprattutto era stato bravo a liberarsi, Beppe. Sì, è stato bravo, ripeto, a spingere leggermente l'avversario, si è trovato solo, però probabilmente questa spinta che ha procurato al diretto avversario non gli ha consentito di guardare la porta alla precisione. Tricella di esterno, sale Marocchi, ancora Marocchi in velocità, il giocatore bianconero, l'intervento in tackle di Fusi, la palla recuperata da Rui Barros e poi va Ciro Ferrara a mettere la sfera fuori, rimessa in gioco in favore della Juventus. Siamo giunti al 19° minuto nel corso del primo tempo. Napoli in vantaggio per una rete a zero dal 13°. Avanza per il Napoli Francini, l'uomo che segna proprio contro il Real Madrid nella gara di ritorno in Coppa dei Campioni. Crippa sulla palla per la battuta della punizione, lascia poi a Renica. Renica nella Sampdoria più volte si è fatto apprezzare per punizioni e colpi di testa. Renica si appresta a calciare in avanti, Maradona marcato da Galia. Il lancio lungo di Renica, dove però non ci sono giocatori. Palla buttata dal Napoli. Beppe, Dino Zoff ha predisposto una marcatura rigida su Maradona. Beh, mi pare normale, ecco, Maradona è il giocatore più bravo, più importante, è chiaro che va guardato a vista. In questo caso credo che la scelta di marcarlo con Garria sia giustissima. Riparte Crippa, il tocco per Corradini, poi lo scambio con Careca. Corradini, troppo lungo il pallone in profondità, la palla arriva a Tacconi. E a San Siro c'è il terzo gol dell'Inter con Beppe Baresi. Inter 3, Atalanta 0. Dopo 24 minuti. Fallo su Bonetti commesso da Ferrara. Bonetti. Inter che sembra essere in salute. Maradona. Può partire in contropiede Maradona. Allarga su Careca, Maradona in posizione di centravanti. C'è De Napoli che tocca ancora su Careca. Careca in direzione di Maradona che in qualche modo riesce a cercare di servire Careca. Beppe, stava cadendo ma ugualmente ha toccato la palla all'interno. Sì, è stato spinto da dietro e non è riuscito a trasmettere questa palla a Careca. Rui Barros, lo marca Francini. Poi De Agostini dentro per Rui Barros, ma va Zavarov sul pallone, la chiusura di Renica, la palla recuperata da Fusi ed è il centrocampista partenopeo che si porta sulla destra, lo scambio con De Napoli, quindi Renica, perde palla Renica,
poi ugualmente la recupera, poteva essere pericoloso. Carnevale marcato da Brio, ancora Carnevale, punta Brio, c'è anche De Agostini, servito De Napoli, si accentra De Napoli, fa movimento Careca, riceve di tacco, l'errore, la palla recuperata da Francini questa volta, servita a Crippa, Crippa punta Marocchi, poi mette al centro, allontanano di testa i giocatori bianconeri, ma attenzione ancora a Carnevale, e poi è Marocchi che recupera il pallone, va in marcatura Maradona, la palla recuperata da Arenica, Juventus che fatica molto. Fatica molto perché questo Napoli non si accontenta, attacca, cerca il secondo gol e fa bene. Beppe, mi sembra che sotto il profilo atletico il Napoli quest'anno abbia dimostrato di avere una marcia in più rispetto a tanti altri avversari. Sì, sta molto bene, probabilmente il lavoro dell'allenatore sotto l'aspetto fisico, della condizione, sta producendo ottimi risultati. Abbiamo visto Crippa, Fusi, Alemão correre veramente per 90 minuti. Abbiamo visto Diego Armando Maradona più volte non limitarsi solo alla fase offensiva. De Agostini, poi Aleinikov, il pallone per De Agostini, su di lui c'è De Napoli, De Agostini vorrebbe crossare di sinistro, poi mette in mezzo di destro, lungo per Rui Barros, difficile per Rui Barros riuscire a colpire la palla di testa. È stato troppo lungo questo passaggio per lui, anche non ci sarebbe arrivato anche un altro più alto di lui. L'inquadratura per Rui Barros, giocatore prelevato dal Porto. Rui Barros è un giocatore di stazza estremamente modesta, è alto 1,60 m soltanto, ma d'altra parte Maradona non è più alto. La battuta in avanti, il colpo di testa all'indietro di Galia, il pallone per Tacconi. È il 24esimo, Napoli in vantaggio per una rete a zero, il gol di Maradona al 13esimo. E a San Siro c'è anche il quarto gol dell'Inter, Inter 4, Atalanta 0. Una vera e propria goleada per l'Inter, 4-0. E per l'Atalanta ci sono i fantasmi di un rovescio subito contro il Milan a inizi anni 60 a San Siro, finì 9-3 quel pomeriggio. Speriamo di no, Cesare. Tu sei cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, ovviamente hai l'Atalanta nel cuore al pari del Bologna e poi del Napoli. Il pallone che termina fuori, la rimessa in gioco, Beppe Savoldi che ha segnato un gol in una finale di Coppa Italia con la maglia del Napoli contro l'Inter a Roma, partita che però fu vinta 2-1 dall'Inter con un gol di Bini a 9 dalla fine. Era il 1978. Ma Beppe Savoldi comunque la Coppa Italia l'aveva vinta anche con il Bologna e con il Napoli. E con il Napoli in precedenza. A terra Diego Armando Maradona. Fischi del pubblico, Longhi osserva la scena. Tricella che si è rimesso bene dopo aver subito un paio di colpi duri inizio partita. Pubblico dello stadio San Paolo in festa, lo ricordiamo, prima di questa gara Napoli in ritardo di un punto in classifica, ma ora Napoli in vantaggio sulla Juve, Milan in ritardo di un gol contro il Lecce allo stadio di Via del Mare. Maradona sulla palla, fischio arbitrale, il pallone verso il centro e il tocco di Francini con la palla che scuote la rete, esterno della rete per Francini, gli ha messo la palla sulla testa, Beppe. Sì, precisissimo, perfetto, al millimetro proprio. E anche lui, anziché colpirla dritto per dritto, l'ha girata, doveva metterla sull'altro palo, sul secondo palo. Il rinvio di Tacconi, Maradona ha teleguidato la palla sulla testa di Francini. Crippa, alla meglio su Rui Barros, poi interviene Marocchi, Schillaci riesce a superare Ferrara, poi viene fermato, riparte il Napoli con Crippa, ancora Crippa, sulla tre quarti Crippa, punta Tricella, viene fermato dal difensore bianconero. Era attorniato da tre giocatori juventini, non poteva
avrebbe dovuto alzare la testa. Non aveva spazio, non aveva altre possibilità. Galia, fermato. Si gioca con grande animosità, partita bellissima. Sale anche la condizione della Juve con Marocchi. Palla fermata. In avanti Fusi, poi Maradona, attenzione a Carnevale, ancora Maradona, Maradona in velocità, Maradona resiste a due uomini, perde palla, la recupera su Tricella, Maradona. Quando Maradona ha queste giornate, Beppe, è veramente difficile poterlo contenere. Tricella lo ha fermato per alla maglia, ma Maradona aveva già seminato il panico all'interno della difesa del Napoli, all'interno della difesa della Juventus. Punizione ora dai 25-28 metri per Maradona. Tacconi chiede alla barriera di coprire il palo. Beppe, anche se siamo lontani, Tacconi non è sereno. No, difatti è preoccupato, però anche a me sembra eccessivamente preoccupato, visto che mi sembra che questa punizione sia distante, sia molto lontano dalle porta, dai pali difesi da Tacconi. Cinque uomini in barriera, c'è anche Carnevale, Maradona! Subito smentito. Maradona! Diego Armando Maradona! Napoli 2, Juventus 0! Che cosa ha fatto Beppe? Io credo che però ha fatto una grande cosa, non tolgo niente al gesto tecnico di Maradona, però mi sembra che Tacconi, come dicevi, facevi osservare giustamente tu, mi sembrava eccessivamente preoccupato, e questa preoccupazione mi sa è andato a scapito dell'attenzione. La battuta sopra la barriera, si è allontanato Rui Barros, ma Rui Barros alto 1,60 m, più di tanto non poteva fare. Maradona ha fatto passare la palla sopra la barriera, ha regalato il 2-0 al Napoli e ha regalato una vera e propria magia ai tifosi della formazione azzurra. Il gol del 2-0, Napoli 2, Juventus 0, e a Lecce il Milan è sempre sotto di un gol. Il Milan è sempre sotto di un gol a Lecce, il gol di Benedetti dopo 6 minuti, Diego Armando Maradona. Non è stata calciata con violenza, Beppe, la punizione, ma l'ha infilata nell'angolino. È stata calciata di precisione, ha approfittato del fatto che Tacconi era dietro la barriera e praticamente non ha visto partire la palla. Non è la prima volta che Diego Armando Maradona beffa Tacconi su punizione, lo aveva fatto su un terreno letteralmente infame, nella porta questa volta alla destra del nostro punto di osservazione. Tre anni fa Maradona segnò un gol strepitoso su punizione a due all'interno dell'area di rigore. D'altra parte, Diego Armando Maradona è il miglior giocatore del nostro campionato, ma in questo momento è forse il miglior giocatore al mondo. Galia, l'apertura su De Agostini, il tocco per Rui Barros. Poi ancora sale a sinistra la Juve, la battuta lunga di De Agostini, dentro per Bonetti che sale dalle retrovie. Ormai la Juve non ha più niente da perdere. Perdere la partita vorrebbe dire abbandonare i sogni di gloria, abbandonare la possibilità di vincere lo scudetto. Io mi riferivo a un gol segnato da Maradona nell'85-86. Quadratura per Renica. Punizione per la Juventus in area di rigore, vedremo chi andrà per colpire di testa. Rui Barros, fianco a lui c'è anche Schillaci, forse però dovrebbe essere Bonetti a tentare il colpo di testa. Di Agostini allunga la palla, poi c'è Brio, l'uscita sicura di Giuliani, lo scontro con Roberto Galia, giocatore dotato di grande tempismo. Galia lo scorso anno con un colpo di testa regalò alla Juventus la Coppa Italia contro il Milan. 0-0 l'andata, 1-0 con Galia, il gol al ritorno proprio in apertura di match. Galia su Maradona. Beppe, ora cosa possono chiedere i due allenatori alle due squadre? Indubbiamente Bigon è quello di rallentare l'azione, perdere tempo,
aspettare appunto che arrivi più in fretta possibile la fine del primo tempo per poter recuperare energie e poter sistemare eventualmente alcune posizioni in campo. Zobo cosa deve fare? Zobo deve incitare i suoi ragazzi, cercare di tenerli vivi, su di morale, e fargli capire che la partita non è ancora finita, c'è ancora molto tempo, un tempo e più, e tutto può succedere. Beppe, a questo punto servirebbe un altro assalto come quello della partita di andata? Sì, indubbiamente, però è chiaro che a questo punto... A San Paolo è duro un assalto. Esatto, è un conto... De Agostini al centro, è lungo il pallone per Rui Baros. È un conto chiedere la reazione sul proprio campo a Torino, è un conto su un campo degli avversari come in questo caso a San Paolo. È strano però che succedano queste cose, no? Che si avvertano queste differenze nel calcio, cioè il fattore interno, il fattore esterno, però purtroppo a livello mentale è così. I giocatori si condizionano quando giocano su campo esterno e invece si caricano quando giocano in casa. Beppe Savoldi, forse pochi lo sanno, ha giocato anche a pallacanestro, e forse è più spiegabile, più ammissibile la differenza tra interno ed esterno nel basket che non nel calcio. Sì, perché nel basket ti alleni in quella palestra e hai dei punti di riferimento. Sì, ma anche il campo da calcio ha dei punti di riferimento, cioè si dice tu conosci ogni filo d'erba che c'è sul terreno di gioco, sul campo, ma è proprio così, è un paradosso, ma in effetti è così, è una sicurezza interiore che non si sa spiegare, però in campo lo si avverte. 2-0 per il Napoli sulla Juventus, i gol di Maradona al 13° e al 28°. Il primo un gol strepitoso di Maradona in mezza girata, il secondo un calcio di punizione che è finito nell'angolino alla destra di Tacconi. Un Tacconi che oggi non è stato particolarmente fortunato, perché il Napoli ha tentato una conclusione con Crippa che si è stampata sulla traversa. Le due successive conclusioni a rete di Maradona sono terminate in gol, un altro pericolo con un colpo di testa di Francini, ma di parate vere e proprie Tacconi non ha dovuto compierne. No, direi che è stato anche sfortunato, perché i gol sono venuti da calci imprendibili, secondo il mio punto di vista. 35° quasi nel corso del... Primo tempo, Napoli in vantaggio per 2-0. E vedendo i tifosi del Napoli quasi muti per qualche istante, vediamo anche la comunicazione del gol del Lecce, del gol del Milan, il pareggio di Franco Baresi, Milan 1, Lecce 1. Le radioline hanno annichilito i tifosi partenopei. Careca, Maradona, punta l'area, lo ferma Tricella, Maradona, entra in area, la mano di Careca, ma la magia di Maradona, il cross di Maradona con un colpo di biliardo. Quando vediamo questi gesti tecnici qui, rimaniamo, almeno io rimango a bocca aperta. E non solo tu, Beppe, tifosi del Napoli che ovviamente hanno... Non possono apprezzare tutte le domeniche, o anche molti vanno anche all'allenamento. Ci sono delle persone che non perdono l'allenamento proprio per poter apprezzare veramente tutta la classe di Armando Maradona. Anche perché in allenamento Diego regala tante altre finezze che in partita ovviamente non si possono fare. È chiaro. Dicevamo, tifosi del Napoli anche che hanno subito un po' il contraccolpo del pareggio del Milan, il gol di Baresi. Ricordiamo, prima di questa partita il Milan aveva un punto di vantaggio sul Napoli. Ora Napoli e Milan sono in testa alla classifica appaiate. Dopo la gara di oggi mancheranno 4 partite per assegnare questo scudetto. Tricella in avanti, però non può intervenire Marocchi, il pallone indirizzato verso Giuliani, non ha nessuna fretta Giuliani di riprendere il gioco,
quindi va a servire Renica e poi ancora Giuliani. Sempre 4-0 a San Siro tra Inter e Atalanta, 0-0 a Bologna tra Bologna e Sampdoria. Cremonese in vantaggio sull'Ascoli grazie a un gol di Gualco. 0-0 a Firenze tra Fiorentina e Cesena e autogol di Collovati. Lazio in vantaggio sul Genoa per 1-0. Il punteggio invece è 2-0 a Roma tra Roma e Verona con gol di Conti e Rudi Völler. Carnevale, è un generoso Carnevale. Beppe, sì. In nazionale gioca da seconda punta vera e propria, nel suo club invece riesce a fare a ricoprire un ruolo diverso. Sì, ma è proprio perché glielo chiedono di fare di giocare in questa maniera. E tanti, Beppe, però sono più generosi in nazionale che non nel club. Sì, ma dipende sempre dalle disposizioni che l'allenatore ti dà. In questo caso lui deve lavorare di più, tra virgolette, proprio perché c'è Maradona. Sappiamo benissimo che Maradona non è un giocatore, un incontrista, non è un giocatore che è forte nel difendere la propria... Quindi deve fare il centrocampista quando il Napoli non ha palla, praticamente, Carnevale. Deve aiutare la squadra in questo senso. Marocchi, il tocco per Rui Barros, poi Galia. Il servizio su Aleinikov, il fallo commesso da Carnevale, che abbiamo visto giocare ora all'altezza dei terzini. Sergei Aleinikov, bielorusso di Minsk, nazionale russo. Russia che ha vinto le Olimpiadi in finale 2-1 contro il Brasile dopo i tempi supplementari. Russia che ci ha eliminato in semifinale 3-2, una partita splendida con l'Italia in vantaggio fino a 10 minuti dalla fine. E ricordiamo che l'Italia in semifinale è arrivata grazie a un gol di Crippa segnato contro la Svezia nei quarti di finale. La battuta verso il centro, il pallone controllato da Brio, poi De Agostini, non tiene la palla, Giuliani è davanti alla porta vuota, in tre, Rui Barros, Aleinikov e Schillaci, si sono pestati i piedi. Beppe. Si sono ostacolati, veramente, è un vero peccato per la Juventus, perché qui hanno buttato al vento una grande occasione, guardali. Il primo a buttarsi sulla palla è stato Aleinikov. Rui Barros era sì in fuori gioco, Aleinikov sulla palla, poi è intervenuto Rui Barros. Errore. E tu quando vedi questi errori ci rimani un po' male, Sì, sono contento per il Napoli, chiaramente. Da attaccante però ti sembra però, che sia mancato qualcosa. Però che era lì, abbiamo visto in entrambi i giocatori della Juventus l'egoismo classico dell'attaccante. Io ti vedo veramente soffrire quando c'è qualche gol sbagliato. D'altra parte nel tuo DNA il gol è rimasto. Sì, no, beh, è chiaro, è una cosa che per l'attaccante è una cosa fortissima, uno che lo senti proprio dentro nel tuo profondo, però è abbastanza comprensibile, ne ho sbagliate anch'io di gol e forse di occasioni molto più vicine alla porta di quanto abbiano sbagliato io. Adesso chi era? Barros e Aleinikov. In un'occasione avevi segnato il gol, ti è stato negato da un racchettapalle ad Ascoli. Questo è un episodio che veramente ha dell'incredibile. Cioè, un racchettapalle ha messo il piede nella rete e ha tratto in inganno l'arbitro, che ha pensato che la tua conclusione fosse finita sul palo. L'ho pensato anch'io, perché è tornata in campo così nitida come se avesse preso il palo della porta. Beh, un gesto da non ripetere, ovviamente. E ora rimane a terra Crippa, che ha subito un intervento piuttosto deciso. Massimo Crippa, un generoso, due rigori procurati nella partita contro la Roma, all'andata contro la Juve segnò un gol da centravanti vero. Per Galia questo però è il secondo fallo piuttosto duro commesso in questa partita.
qui lo ha cercato con la prima gamba e poi lo ha colpito ancora, Beppe. Non contento, gliel'ha dato anche con l'altra. Comunque, questi, come ho sempre detto, sono falli da evitare, cioè sono falli inutili, perché falli fatti a metà campo non hanno nessun senso, nessuna utilità. Il pallone in avanti, ci stiamo avviando alla conclusione del primo tempo. Brio di testa, la palla recuperata da Crippa che si è rialzato in perfetta efficienza, poi Renica che perde palla, scivola, attenzione, Schillaci supera il portiere, Giuliani lo atterra fallosamente e poi ha qualcosa da dire. L'arbitro non estrae il cartellino giallo, ma la Juve ha avuto l'opportunità di segnare il gol del 2-1. Schillaci aveva saltato il portiere, qua scivola Renica, Schillaci supera Giuliani che deve alzare la gamba e stende il giocatore bianconero. E qui ci stava quantomeno un cartellino giallo. C'è stato un precedente errore di Reni che è scivolato, per la verità, non è riuscito a colpire bene, forte la palla e Giuliani ha dovuto ricorrere a questo intervento. Punizione dal limite in favore della Juve, siamo ai 20 metri, vedremo quale giocatore andrà a calciare a rete. Fischia l'arbitro Longhi. De Agostini sulla palla, Schillaci sulla barriera e poi ancora la conclusione di Bonetti, però la barriera non ha rispettato la distanza regolamentare. Sì, difatti non so se era troppo vicina la barriera al pallone o un giocatore è uscito prima che la palla venisse toccata. Ferrara e Schillaci, un bel duello questo. Poi Zavarov, Rui Barros, il pallone a De Agostini, l'appoggio indietro per Marocchi, il servizio in direzione di Alejnikov e poi il pallone verso Schillaci. Nervoso Schillaci, non tanto per l'errore commesso ora dal compagno quanto forse per l'intervento precedente del portiere che gli ha negato la soddisfazione del gol. Gli è capitata una grande occasione, veramente, ha visto che c'era la possibilità di poter battere la rete, di andare a concludere in gol, sarà stato sicuramente dispiaciuto. Ci avviamo veramente alla conclusione del primo tempo, siamo entrati nel 44esimo minuto. Rui Barros, tricella, il tocco ancora per Zavarov, si è visto poco oggi Zavarov, cerchio del centrocampo, poi Schillaci, quindi De Agostini, Zavarov, Sasha Zavarov punta e supera in velocità Fusi, viene fermato, poi è De Napoli che potrebbe recuperare il pallone, invece va Fusi, riparte il Napoli in contropiede con De Napoli, Maradona chiede palla, De Napoli si accentra, va a servire ora Maradona, marcato da Galia, c'è un intervento deciso da parte di Galia, poi va anche Renica, attenzione, Napoli è senza libero, parte la battuta di De Agostini, ma sono in fuorigioco però due giocatori, Rui Barros e Marocchi. È il 45esimo ora, Napoli in vantaggio per 2-0, Maradona al 13esimo e al 28esimo. Un passo in là, Beppe. Era un passo in fuorigioco. Sì, leggermente, proprio di pochissimo. Bonetti verso Tacconi. La partita praticamente è iniziata con un minuto di ritardo, perché dopo 6 secondi Maradona è stato steso in mezzo al campo da un intervento di Zavarov. Dunque l'arbitro potrebbe far giocare fino al 46esimo e 30 secondi. Beppe, un bel primo tempo del Napoli e due gran gol. Sì, Napoli ha giocato bene, credo che sia entrato in campo con lo spirito giusto. È così che una squadra deve giocare, anche perché il Napoli doveva assolutamente vincere. Alternative non gli erano concesse, e d'altronde anche per la Juventus la stessa cosa. Finisce il primo tempo con il Napoli virtualmente in testa alla classifica unitamente al Milan. Di nuovo buon pomeriggio allo Stadio San Paolo da Cesare Barbieri e da Beppe Savoldi. 2-0 alla fine del primo tempo tra Napoli e Juventus in questa 30esima giornata di campionato, doppietta di Diego Armando Maradona e Napoli che prima di questa gara uno Zavaro piuttosto opaco, Beppe. Sì, ci aspettavamo sicuramente qualcosa di più,
da questo giocatore, non è sicuramente in condizione e ha fatto bene Zoff a sostituirlo con Casiraghi. Le formazioni delle squadre in campo: il Napoli, Giuliani, Ferrara e Francini, Crippa, Corradini e Renica, Fusi, De Napoli, Careca, Maradona e Carnevale. Risponde la Juventus con Tacconi, Bonetti, De Agostini, Galia, Brio, Tricella, Alenikov, Rui Barros, Casiraghi, Marocchi e Schillaci. Arbitra Longhi di Roma. E Brio che chiede alla squadra di salire. Il colpo di testa di Fusi, il controllo di Rui Barros in area di rigore per la conclusione di Galia con la palla che finisce fuori. Inquadratura per Giuliani, Galia, la sua conclusione fuori, cresciuto nel Como Galia. È arrivato lungo Galia, ha controllato la palla, si è allontanata leggermente, ha dovuto andare allungare la gamba e non ha potuto colpire bene la palla. Il rinvio di Giuliani e intanto a San Siro c'è il gol dell'Atalanta, autorete di Ferri al primo minuto del secondo tempo, Inter 4, Atalanta 1. Sampdoria che sta pareggiando 0-0 a Genova, a Bologna contro il Bologna. Partite importanti queste perché Inter, Juventus e Sampdoria erano al terzo posto in classifica a 4 punti dal Milan e a 3 dal Napoli. Intervento in chiusura di Corradini su Casiraghi, non ha molto in panchina Zoff, ha dei giovani e cioè Rosa e Avallone unitamente a Angelo Alessio. Il traversone per Casiraghi che commette fallo su Corradini, la punizione in favore del Napoli. Beppe, Casiraghi dovrebbe dare più peso e più profondità alla manovra della Juventus. Sì, questo, sotto questo aspetto sicuramente è un giocatore che potrebbe alzare il gioco, portare più in alto il gioco della Juventus. Un giocatore, tra le altre cose, che è molto bravo di testa. Però vedo che ha qualche problema all'assetto nasale, perciò potrebbe condizionare proprio nel gioco aereo. Potrebbe condizionare il suo rendimento. Marocchi, la punizione in favore della Juventus per il fallo subito da Marocchi. In panchina nel Napoli Di Fusco, Bigliardi, Zola, Mauro e Baroni. La battuta di Marocchi per la testa di Casiraghi. Casiraghi si è affermato nel Monza in Serie C, poi un campionato in Serie B, quindi l'arrivo alla Juventus. Per qualcuno Casiraghi è l'erede di Boninsegna, ovviamente sarà il tempo a dire se Casiraghi saprà farsi valere come Boninsegna. Sì, certo che Boninsegna è stato un grande attaccante, un grande goleador, diciamo che si assomigliano, ecco, come struttura fisica. Attenzione al controllo di Schillaci, la palla recuperata dai difensori del Napoli, Maradona, il colpo di tacco di Marocchi, la palla recuperata ancora per il colpo di tacco di Careca, poi Maradona fra tre uomini, perde palla, fasi di gioco piuttosto confuse, c'è un fallo su Marocchi, punizione in favore della Juve. Marocchi chiede l'applicazione della norma del vantaggio, ma senz'altro, Beppe, non si sarebbe snodata in questo modo l'azione se fosse stato concesso il vantaggio. Sì, magari Longhi poteva aspettare un attimo, vedere quello che succedeva. Ha deciso così probabilmente per stemperare anche questa tensione. Mi pare che le due squadre siano scese in campo questo inizio di secondo tempo con una carica agonistica notevole. La Juventus deve recuperare, il Napoli ovviamente vuole mantenere il primato virtuale della classifica con il Milan. Fuori Renica, dentro Marco Baroni. L'uscita di Alessandro Renica, entra in campo Marco Baroni, due giocatori strutturalmente simili, forti nel gioco aereo. Baroni e Renica sanno anche farsi valere nel calciare le punizioni da
da fuori area. Ora Baroni sembra portarsi sulla sinistra e non giocare al centro. Staremo a vedere poi nelle prossime azioni dove andrà a collocarsi. Il colpo di testa con la palla che finisce alta. Il colpo di testa in arretramento di Sergio Brio. E in quel frangente, quando parlavi di Baroni, si è andato a posizionare proprio su Brio, perché si sa, Brio è molto alto e nel gioco aereo è veramente bravo. Brio ha anche un fisico da corazziere, non sono in tanti ad essere alti, ma ad avere anche un fisico simile in Serie A. Sergio Brio ha vinto anche la Coppa Intercontinentale con la Juventus. Crippa. Era la Juventus di Michel Platini e Mickey Laudrup. Quadratura per Roberto Galia. Massimo Crippa ora. Napoli che sta vincendo per 2-0 contro la Juventus. E Beppe, quando tu giocavi a Napoli, un successo con la Juventus era sempre una grande giornata. Pochi successi per la verità contro la Juventus. La Juventus è sempre stata una squadra molto, molto rognosa, si dice in gergo, no? È molto difficile da battere. E allora quelle poche volte che si riusciva a batterla si festeggiava. La Juventus nei suoi 89 anni di storia ha sempre avuto un denominatore comune, cioè quello di non arrendersi mai, di giocare fino al 90esimo e oltre. È la squadra più titolata del nostro campionato. Ovvio che tutte le squadre la attendano sempre per giocare una partita forse diversa dalle altre. È la rivale per eccellenza, è la squadra da battere, è la squadra più forte, più titolata, e chiaramente quando la si incontra tutti cercano di battere, ci mettono qualcosa di più, ecco. Calcio di punizione in favore del Napoli, con De Napoli che si porta sulla palla, c'è fianco a lui Crippa, servito invece Maradona, in chiusura Lejnikov, commette fallo il bielorusso, non fischia l'arbitro, la palla recuperata da Galia, offerta ancora a Lejnikov, sale Tricella, in velocità supera Francini, ancora Lejnikov che perde palla, la recupera fra tre uomini, poi il pallone giunge a Tricella, ma è De Napoli a riguadagnare la sfera e a servire Carnevale. Carnevale si porta sulla tre quarti, attenzione a Careca, Carnevale lo ignora, prosegue Carnevale, si porta sulla destra, Beppe, e qui ha fatto qualcosa di strano. No, probabilmente secondo me voleva servire Careca e non ha. Ha colpito male la palla. E non ha visto che si stava centrando proprio per lasciargli lo spazio. La Juve che ora manovra con Bonetti. Il pallone colpito di testa da Ferrara, poi allontanato da Francini, lo mette a terra Maradona, ancora Francini, fermato fallosamente. Napoli che ha condotto il contropiede con due giocatori molto alti e non veloci, ma dobbiamo dire che il contropiede stava comunque riuscendo. Sì, anche perché la Juve in questo momento deve rischiare qualcosa. Si sta sbilanciando leggermente in avanti, è chiaro che a questo punto non è ammissibile. L'arbitro dovrebbe quantomeno estrarre il cartellino giallo. Una lite tra l'arbitro e un giocatore, e qui Brio, che ha esperienza, ha ragione, prende e allontana Bonetti con le cattive. Giocatore di grande esperienza Sergio Brio. Bonetti ha detto qualcosa di sbagliato, l'arbitro ha spintonato Bonetti. Sicuramente hanno sbagliato in due. Detto qualche. Non gli ha fatto certamente complimenti. Questo è poco ma sicuro. Dario Bonetti già espulso all'andata al 91esimo dopo aver segnato il gol del pareggio. Maradona. Il colpo di tacco, la palla allontanata, poi Maradona, ancora la finta, un gioco di gambe! E il pallone dentro per Carnevale! Il pubblico del San Paolo è tutto in piedi. È un altro numero di alta classe, veramente. Maradona ti sorprende sempre. E ti devi aspettare che da un momento all'altro ti tolga dal cilindro. Che cosa ha fatto Beppe? Ecco qui.
Anche Careca ha dovuto spostarsi, poi è stato trattenuto Carnevale. Diego Armando Maradona, un mondiale vinto nell'86, lo scudetto, ma il mondiale dell'86 rimarrà forse la perla della sua carriera. Tacconi ancora una volta ha paura per questa punizione. Chiudi il palo, mettiti sul primo palo, urla con i propri difensori. 4-5 uomini in barriera, l'ultimo è Marocchi. La conclusione, la palla fuori. Anche questa credo che Tacconi non l'abbia vista partire. Non ha fatto un cenno per arrivarci. La battuta. Probabilmente non si aspettava che calciasse Careca, pensava che calciasse Maradona. Non l'ha visto partire, non l'ha visto muovere e allora è rimasto fermo. Maradona è mortifero anche quando non calcia, perché tutti si aspettano la sua battuta e i compagni hanno ovviamente il tempo di poter calciare senza che il portiere talvolta reagisca subito. Esattamente. Il colpo di testa di Maradona. La palla recuperata da Brio, messa in avanti. Poi il controllo di Casiraghi, la palla a Rui Barros. Attenzione alla profondità. Vagalia, ma viene fermato. Quindi De Napoli. Rovescia in mezzo, il pallone lungo per Careca. Bonetti in chiusura, all'indietro. Verso Tacconi, che con le mani va lungo a pescare in direzione di Bonetti. Il servizio per Alenikov. Il pallone a Marocchi, poi il controllo di Schillaci, difficoltoso, ancora la Juve con De Agostini. Servizio per Marocchi, De Agostini si accentra, è mancino De Agostini, sbaglia l'appoggio, allontana Baroni. Con la testa va Bonetti e poi la palla messa a terra da Tricella, offerta a Brio. Il tocco ad Alenikov. C'è Marocchi che perde palla, la recupera. La chiusura e l'errore da parte di Francini. Carnevale, che si trova ancora una volta nella propria metà campo, parte da lontano, davanti a sé Rui Barros. Va anche Alenikov a tentare il raddoppio, poi Rui Barros insiste e mette la palla fuori. Carnevale era proprio sulla linea dei difensori. È un grande spirito di Maradona, fallo di Tricella. Poi l'arbitro lo redarguisce. Lunghi praticamente sembra non avere i cartellini oggi, Beppe. Probabilmente ha deciso di arbitrare in questa maniera, cioè di non ammonire nessuno. Sono andati vicino alla ammonizione in parecchi oggi per dei falli piuttosto duri. Calcio di punizione per il Napoli con Maradona. Subito dopo 6 secondi Zavaro aveva zoppato Maradona. Parte la battuta di Diego, il gol, ma è annullato il gol di Baroni. La battuta di Maradona verso Baroni, che però ha spinto per riuscire a controllare il pallone. C'era il fallo. Non ha protestato Baroni, evidentemente ha riconosciuto l'errore. Questo è il primo termometro per capire. Fatto, sì, esattamente. Però per la verità ho visto, c'è stato un contatto, però non ho visto esattamente quello che è successo. Siamo al 14° e nel frattempo il Milan ha raddoppiato a Lecce, il raddoppio di Marco Van Basten. Milan 2, Lecce 1 e a questo punto il Milan torna a essere solo in testa alla classifica. Mancano oltre a questa 4 partite alla fine della stagione. Juve che manovra sulla destra con Bonetti. Bonetti, il traversone, la palla al centro. Allontana Francini. Poi la sfera recuperata da Crippa. C'è un fallo ai danni del giocatore Brianzolo. Lo ha commesso Bonetti. Dario Bonetti. Per lui anche qualche apparizione con la maglia azzurra. Questo però ai tempi di Roma. Francini, Crippa, 2-0 per il Napoli e sono 15 minuti di gara nel corso del secondo tempo. Tricella, il controllo di Galia non è facile,
Galia in profondità per Rui Barros. Sulla palla va Carnevale, Rui Barros vorrebbe soffiargli il pallone, Carnevale all'indietro per Giuliani, che mette la palla a terra. Giuliani, portiere del Napoli, voluto per la Coppa dei Campioni, arrivato dal Verona, e anche a Verona aveva preso il posto di Garella per la Coppa dei Campioni. Il rinvio di Giuliani, il colpo di testa di Careca, la palla a Maradona, il controllo di Diego Armando Maradona, il servizio dentro per Crippa, spalla contro spalla con Galia, può ripartire la Juve. Fallo commesso ai danni di Marocchi, punizione con Galia che va a servire Marocchi, Tricella, Marocchi, attenzione alla Juventus, Marocchi sulla tre quarti, il servizio dentro per Rui Barros, trattenuto, rigore. Giustissimo. È stato preso per una spalla, è stato trattenuto e mi pare la decisione di Longhi sia giusta. Il tocco di Baroni, la palla rimpallata da Ferrara su Rui Barros, poi Baroni ha strattonato per la maglia Rui Barros. Il calcio di rigore ineccepibile. Tra l'altro Baroni anche fisicamente molto più prestante di Rui Barros. Il calcio di rigore in favore della Juve con De Agostini che sembra portarsi sul pallone. Gigi De Agostini, la battuta, il gol, partita riaperta, Beppe. Ha calciata molto bene anche De Agostini, sì, la partita si è riaperta, ecco. E Beppe, nel breve volgere di 3 minuti riaperto il discorso anche campionato, il Milan che era sotto di un gol a Lecce ora sta vincendo 2-1, la Juventus riapre questa partita, per il momento Milan in testa con un punto di vantaggio sul Napoli. Praticamente ora, come giornata interessantissima, come stiamo ora non è cambiato niente, però ci sono ancora alcuni minuti da giocare, potrebbe cambiare di nuovo. L'Inter si è ora portato sul 6-1 contro l'Atalanta con gol di Serena e Klinsmann. 6-1, punteggio tennistico. Io ricordo solo agli inizi degli anni 70 un 1-6 tra Mantova e Inter, un 2-6 tra Napoli e Juventus prima del tuo arrivo. Va sulla palla Maradona, la battuta verso il centro, la testa di Baroni che deve farsi perdonare qualcosa, la testa di Baroni, la grande risposta di Tacconi, però rimaniamo in avanti per il corner. E qui Tacconi ha avuto dei riflessi eccezionali veramente, perché questa palla è stata colpita da 2-3 metri di distanza da lui e lui ha avuto la reazione e ha alzato le braccia e così anche la palla sopra la traversa. Maradona vorrebbe liberare il sinistro per il traversone, passa fra due uomini, poi ancora Maradona in area, Maradona semina il panico, Maradona, corner, è passato in mezzo a 3 giocatori, quasi si è smaterializzato mentre per riapparire dietro ai difensori. È passato in mezzo a questi 2 giocatori, poi sono arrivati altri 2 a raddoppiare la marcatura. Grande Diego Armando Maradona, una serpentina straordinaria, attenzione al corner. C'è Ferrara, Careca, è pronto a saltare Francini, Baroni, tutti in area di rigore. Napoli 2, Juventus 1. La battuta di Maradona, il tocco in area e poi il gol! Francini! Il gol del 3-1! Giovanni Francini, Napoli 3, Juventus 1! È stato bravo ma anche fortunato, perché questa palla è passata in mezzo a tantissime gambe. Guardiamo, ecco, è sbucato proprio là dove stava arrivando lui. Tacconi si è fatto sorprendere in un certo senso, ma forse Tacconi attendeva una battuta lunga, una battuta alta. Quando la palla è passata in mezzo a tutta la difesa, Tacconi è rimasto un po' sorpreso. Il tocco neanche proprio pulito da parte di Francini. No, anche perché gli è arrivata così improvvisamente, che è sbucata in mezzo a tanti uomini, a tante
a tanti giocatori, perciò l'ha colpita così come gli è arrivata, con la tibia forse, non volutamente. Il gol del 3-1, Napoli 3 Juventus 1, Milan sempre in vantaggio 2-1 sul campo di Lecce. Napoli che con questo gol rimette la Juve a distanza di sicurezza in questa partita. Il 2-1 era un risultato molto temibile, perché la Juve in qualsiasi momento è capace di ribaltare la situazione. Ora diventa un po' più difficile per la Juventus. Trippa a terra, c'è Casiraghi che gli dice di alzarsi. Solo Napoli può buttare via questa partita. Due gol di margine, due gol di differenza, vanno gestiti bene. Io credo che questa squadra, il Napoli, è una squadra esperta e che sappia come fare per portare a termine così questo risultato. Carnevale, il pallone è messo fuori da Tricella, la rimessa in gioco di Andrea Carnevale. Poi c'è l'arbitro Longhi che ancora chiede tranquillità in campo, Bonetti marca Careca. Quadrato De Agostini di spalle, Maradona va sul fondo. Beppe Maradona ha segnato due gol e poi ci ha regalato qualche spunto veramente splendido. Sì, è stato bravo anche oggi, al di là dei gol ci ha fatto vedere due o tre gesti tecnici veramente da grande campione. Marocchi non si arrende ovviamente, nello spirito della Juve non arrendersi mai. Tricella, Marocchi, il tocco per Alejnikov, poi ancora Marocchi, fermato però, il pallone è recuperato da Bonetti. Poi il servizio in direzione di Casiraghi, palla recuperata dai centrocampisti del Napoli, da Francini, l'autore del gol del 3-1, poi Francini scaraventa la palla sulle gambe di Casiraghi e Zoff decide una sostituzione. In campo Alessio, un centrocampista, vedremo al posto di chi. Esce Sergio Brio, in campo Alessio. Cambia qualcosa, Beppe? Un centrocampista al posto di un difensore, ecco, maggior spinta in avanti. Sarebbe stato meglio avesse potuto mettere in campo un'altra punta, però in panchina non ha nessuno e chiaramente si deve accontentare. Ovviamente Avallone e Rosa sono due giovani nella primavera e Zoff ovviamente ha più fiducia per i giocatori che invece sono in pianta stabile con la prima squadra. Brio per Zoff è qualcosa in più, insomma, di un compagno di squadra, visto che i due hanno giocato insieme, sì. Le altre cose io li conosco perché ho giocato con loro e contro di loro. Brio era un cliente difficile da digerire, Beppe. Brio è un giocatore per la sua stazza che già ti fa paura quando lo affronti. E poi, nonostante sia così alto, è un giocatore che è svelto anche di gambe. Non ha il passo lungo, al contrario, ha il passo di un giocatore di altezza normale. E che lo avvantaggia perché praticamente è un difensore completo, cioè alto, bravo di testa e può affrontare indifferentemente anche i giocatori di stazza più bassa. E abbiamo visto una grandissima parata di Tacconi, ancora una volta il Napoli si porta vicino al gol, la conclusione di prima intenzione di Crippa, la sventola e la palla messa in corner da Tacconi. 3-1 il punteggio in favore del Napoli, ma formazione partenopea ancora in avanti, Napoli che non vuole dare alla Juve la possibilità di avvicinarsi nel punteggio, Napoli che vuole tenere il comando delle operazioni. Diego Armando Maradona ancora una volta fermato fallosamente, calcio di punizione in favore del Napoli e questo è il segnale più bello che il Napoli possa dare alla partita, cioè quello di voler continuare a giocare malgrado il vantaggio, un vantaggio consistente di due reti qui allo Stadio San Paolo. C'è una spinta in area, non fischia l'arbitro, spinta ai danni di Francini. Beppe, ricevevamo un bellissimo segnale questo, quello che dà il Napoli, di voler continuare a giocare. Ma è questo lo spirito giusto, è lo spirito poi della grande squadra, perché vuol dire che hai gli uomini
e avendo gli uomini di carattere, di personalità, ti puoi permettere di mantenerti in attacco, di spingere ancora. Lo sappiamo che giocando, tirandosi indietro, giocando in difesa, prima o poi il gol lo vieni a prendere. È la Juventus che manovra ora con Rui Barros. Il lancio in profondità, lungo il pallone per Schillaci. Giuliani, saltano e gioiscono i tifosi del Napoli qui allo Stadio San Paolo, benché il Lecce continui a vincere, benché il Milan continui a vincere a Lecce per 2-1. Nel frattempo il Bologna ha segnato contro la Sampdoria il gol di Bruno Giordano. Sampdoria terza forza del torneo, in difficoltà la squadra blucerchiata di Boskov a Bologna. Bologna 1, Sampdoria 0, l'Inter continua a vincere in maniera molto larga, 6-1 contro l'Atalanta. La Roma invece è sul punteggio di 4-0 sul Verona, Föller e poi Desideri, doppietta di Föller, gol di Conti e poi Desideri, attenzione in area, allontana Francini. Udinese in vantaggio sul Bari con gol di Balbo su rigore. Rui Barros al centro, il pallone controllato da Careca, subisce fallo Careca, punizione Maradona, poi il pallone servito in avanti in direzione di De Napoli, appoggio all'indietro per Maradona, questo tocco per Fusi, Carnevale, poi De Napoli, sale Corradini, ancora De Napoli, cerca spazio De Napoli, avanza, il tocco di esterno per Maradona, appoggio a sinistra, questa volta ancora Corradini a servire all'indietro per Fusi, cerca spazio in Napoli in questo momento Maradona. La Juve ha chiuso bene tutti i corridoi, Beppe. Sì, sta facendo molto bene in fase difensiva, sta mancando un pochettino, un po' meno in fase offensiva. Voglio dire che Schillaci oggi, parlando appunto di attaccanti della Juventus, non mi è piaciuto molto. Non sono stati sicuramente assistiti e direi che sono stati anche molto bene controllati dai difensori del Napoli. Rui Barros, il lancio verso Galia, la chiusura operata da Francini, poi Carnevale, veramente un uomo ovunque anche Carnevale. E si interscambiano molto bene, visto che Francini ha conquistato palla, l'ha data Carnevale e poi si è lanciato lungo la linea laterale. È stato poi Carnevale che gli ha fatto giungere questa palla. Dunque Beppe Savoldi ci ha spiegato come l'attaccante abbia coperto l'avanzata del difensore. Avanza Marocchi, il pallone controllato da Ferrara, e quando l'attaccante si sacrifica a coprire l'avanzata del difensore, Beppe, vuol dire che in squadra tutto funziona a dovere. È lo spirito giusto, è lo spirito della squadra vera, e questa la sta dimostrando, al di là del risultato che è molto importante appunto per la classifica, però è importante per lo spirito di squadra, lo spirito di gruppo, è quello che si chiama spogliatoio. Calcio di punizione, siamo giunti al 30° minuto. Abbiamo visto Casiraghi scivolare, poi tenere per un braccio Baroni, per una gamba Baroni. Baroni che, lo ricordiamo, non appena entrato in campo ha segnato un gol annullato per un fallo commesso proprio dal giocatore partenopeo, poi ha commesso un fallo da rigore. Rigore trasformato da De Agostini. Maradona, Careca, fermato al limite dell'area. Da San Siro giunge la notizia del 7-1 dell'Inter su calcio di rigore. Inter 7, Atalanta 1, pareggia per la Cremonese Chiorri, Cremonese 1, Ascoli 1, sempre 0-0 a Firenze, tra Fiorentina e Cesena. Beppe, qui non si è chiuso questo triangolo, è stato bravo Bonetti a impedire appunto che l'attaccante, che Careca andasse a rete, che Careca andasse a riprendere questa palla che gli è stata ridata da Maradona.
Punizione, sono 5 gli uomini in barriera, Carnevale si allontana, va a comporre anche lui il muro. Tacconi è teso, è nervoso. Maradona è sul pallone, questo è un invito a nozze per Maradona. Si allontana Crippa. Il tiro di Maradona, la palla alta sopra la traversa. Un passo e poi ha calciato, non è facile. Maradona ha anche questa dote, questa qualità, che anche da fermo riesce a imprimere alla palla una forza e una traiettoria notevole. È Tacconi che si appresta a calciare il pallone ad Alenikov, Sergei Alenikov, poi Bonetti, quindi il servizio in avanti. La palla recuperata da Baroni, la testa, rimettere la sfera in avanti, poi la palla che viene lasciata terminare fuori da parte di Fusi, De Napoli, poi l'inquadratura per Schillaci. Da San Siro giunge il gol dell'Inter contro l'Atalanta, scusate, il gol dell'Atalanta. Siamo sul 7-2 a San Siro, Inter 7, Atalanta 2. Gol anche della Roma con Desideri, Roma 5, Verona 0. Sono due goleade queste, Beppe. Sì, purtroppo. No, indubbiamente sotto l'aspetto dello spettacolo è chiaro che è importante, è bello, però per una squadra che si porta e deve tornare a casa come l'Atalanta con tanti gol non è sicuramente di buon auspicio. A 13 minuti dalla fine di questa partita e a 13 minuti dalla fine della 30ª giornata, il Milan è ancora in testa alla classifica con un punto di vantaggio sul Napoli. Milan che sta vincendo 2-1 sul campo del Lecce e Napoli che sta vincendo per 3-1 sul proprio campo contro la Juventus. Schillaci, i tifosi del Napoli hanno sperato perché a inizio partita il Lecce si è portato in vantaggio con Benedetti. Marocchi, l'intervento di Francini, la palla a Maradona, il tocco a Careca, poi ancora Maradona, Maradona punta a Bonetti, è davanti a sé Tricella, tocca a Careca, Careca la finta, perde palla Careca, recupera Marocchi. Come si trovano, si cercano e si trovano, sono due giocatori di classe e io credo che quando c'è tanta tecnica, non è difficile trovare l'intesa. Il pallone gestito da Alenico, il tocco per Tricella, l'appoggio ancora ad Alenico, il servizio per De Agostini, davanti a sé De Napoli, De Agostini, la finta, il traversone al centro e tra le braccia del portiere Giuliani. Giuliano Giuliani, tifosi del Napoli che si avvicinano al campo. Hanno aperto i cancelli. E a Napoli a fine partita tante volte i tifosi entrano in campo ad abbracciare i propri giocatori, ovviamente pochi tifosi. L'abbiamo visto nella partita vinta dal Napoli contro l'Inter. Qui c'è un fallo di Schillaci su Ferrara, calcio di punizione in favore del Napoli. Ciro Ferrara. Non è nemmeno fortunato oggi Schillaci, non gli va bene nemmeno un rimpallo. Il rimpallo avrebbe senz'altro favorito, gli avrebbe consentito di presentarsi davanti al portiere. A Genova il pareggio di Fontolane e poi il gol di Bertoni, Genoa 1, Lazio 2. Milan sempre in vantaggio, questo è quanto interessa ovviamente ai tifosi del Napoli. E questo è quanto interessa nella lotta per lo scudetto. Avanza il Napoli con Crippa, il tocco per Carnevale, Andrea Carnevale, intervento di Rui Barros, fermato da Fusi, poi è Ferrancini sulla sfera, Alenikov, Tricella, Zavarov. Dalle retrovie bravo a intervenire e a ripartire in velocità Ferrara. Crippa limite dell'area, Crippa il tiro, la palla questa volta però è abbondantemente fuori.
corso molto Crippa, lui chiede molto a se stesso, però è chiaro che dopo aver corso così tanto non puoi essere lucido, pretendere di essere lucido. Mancano 10 minuti alla fine. Crippa non ha corso tanto, Beppe, soltanto oggi, ma ha corso tanto per 29 giornate oltre a quella di oggi. E Vicini potrebbe portarlo ai mondiali. Calcio di punizione in favore del Napoli. Fusi abbraccia De Napoli. Galì l'inquadratura per De Agostini, altro giocatore impredicato di vestire la maglia azzurra durante i mondiali che si svolgeranno in Italia. L'Italia giocherà a Roma le sue partite contro Austria, Stati Uniti e Cecoslovacchia, le prime tre. Vincendo si fermerebbe a Roma per giocare anche gli ottavi di finale e i quarti. La semifinale verrebbe poi giocata a Napoli, ma questo ovviamente è tutta un'ipotesi. Prima c'è da superare il girone eliminatorio. Noi speriamo che l'Italia vada avanti. Certo, ma nel dopoguerra l'Italia che solo... arrivi alla, persino alla finale, chiaro. Questo è l'augurio che ovviamente tutti si fanno. Tricella. Ricordiamo il mondiale vinto nell'82, la grande spinta che diede a tutto il movimento, Beppe, quel mondiale. Va Marocchi. Il servizio per Casiraghi, l'appoggio a destra dove c'è Galia, si accentra Galia. La battuta per il tocco di Schillaci, poi ancora Marocchi. In velocità c'è l'intervento di Corradini. Il fallo subito dal giocatore partenopeo. Molto bravo Corradini. Oggi il Napoli ha giocato una gran partita e non si è avvertita più di tanto l'assenza di Alemão. No, sono riusciti a giocare nonostante l'assenza di un giocatore importante come Alemão. Ma però non è una sorpresa questa. Careca è solo davanti a Tacconi. E Careca ancora porta vuota, palo. Prima la parata di Tacconi, poi il palo di Careca. Maradona cerca di entrare in area, viene fermato Beppe. Grande azione, è stato bravissimo Tacconi a intervenire sulla prima conclusione di Careca, e poi lo stesso è stato sfortunato perché ha colpito il palo. Careca dunque ha avuto l'occasione per andare a rete, oggi Careca ha sprecato anche in precedenza con una conclusione da fuori area. Vi ricordo che siamo sul 3-1 al 38esimo minuto. Maradona punta Tricella, fa movimento Careca, sale Carnevale, perde palla, la recupera la Juve. 2-0 nel corso del primo tempo con doppietta di Maradona, poi De Agostini su rigore e Francini per il gol del 3-1, la conclusione fuori a incrociare di Schillaci. È un peccato, in questo frangente Schillaci si è allargato bene. È peccato che ha concluso male. Beppe, potevamo vedere qualche gol in più. Qui abbiamo visto Careca e ora vediamo l'azione di Totò Schillaci che ha incrociato, ma la palla è finita fuori. 6 minuti da giocare. Albertino Bigoni inserisce Mauro e chiama a sé Diego Armando Maradona. L'ovazione del pubblico del San Paolo non poteva mancare per il giocatore più amato. Credo che Bigon l'abbia fatto apposta, abbia richiamato Maradona proprio per dare a Diego la possibilità di ricevere gli applausi del San Paolo. La giusta ovazione per chi ha segnato 2 gol, ha propiziato il terzo, ha colpito una traversa. Diego Armando Maradona. Attenzione al salvataggio operato ora da Francini. Corner in favore della Juventus. Juventus che comunque continua a giocare. Beppe cerca quantomeno il gol del 3-2. Sì, e fa bene. Tutto è possibile. Se lo trovasse adesso, chiaramente potrebbe cercare
di spingere negli ultimi minuti per, addirittura per cercare il pareggio, un 3-3 che nel calcio ci sta, ci può stare. Il gol di Loseto per il Bari, Udinese e Bari sono ora sull'1-1, mentre c'è il gol di Marino Magrin a Roma, Roma 5, Verona 1, partita però ampiamente chiusa malgrado il gol dell'ex bianconero. Il rinvio di Giuliano Giuliani, siamo giunti al 40esimo e i tifosi del Napoli attendono sempre una buona notizia da Lecce, che però non sta arrivando. Il Lecce è sempre sotto con il Milan, dopo questa partita ne rimarrebbero 4. Il Milan vincendo si porterebbe a 44, il Napoli vincendo sale a 33, l'Inter vincendo contro l'Atalanta sale a 40. Recuperata la palla ora a metà campo dai giocatori partenopei con Mauro, l'appoggio a Crippa, si lascia palla a Mauro, poi il tocco su Carnevale, la sfera colpita di tacco da Galia, avanza ancora la Juve. Il pallone, il fallo di mano di Fusi, fallo di mano che non viene punito dall'arbitro Longhi. Qui ci stava un cartellino giallo, perché questa qui è chiaramente un'interruzione di un'azione che poteva concludersi in gol. Palla recuperata dal Napoli, ancora con Fusi, avanza Fusi, c'è Mauro che chiede palla, Fusi temporeggia. Mancano 2 minuti e poco più alla fine di questa partita. Il Napoli sta vincendo 3-1. Il pubblico del San Paolo, lo ribadiamo, è giustamente in festa. Napoli che contenderà fino all'ultima giornata lo scudetto al Milan. Mauro al centro. Avrebbe dovuto battere subito di prima intenzione, almeno. Beppe, quando la palla saltella in area... è un'occasione che difficilmente ti potrà capitare, perciò io avrei approfittato, tra le altre cose Mauro l'aveva sul destro, sul suo piede, diciamo così, perciò poteva tentare. Beppe, lì si calcia di collo pieno, ovviamente. Esattamente, dovrebbe esserci un tiro fortissimo in quel caso. Collo pieno cercando il secondo palo, è un gesto, un tiro che lo si prova durante gli allenamenti. Il tocco verso Giuliani, ha peccato forse di altruismo Mauro, il rinvio del portiere, la palla per Carnevale, eccolo qua, Diego Armando Maradona, le scarpe in mano, segno della croce, lascia il terreno di gioco, doppietta per lui al 13esimo e al 28esimo. Mauro, Crippa, Mauro, c'è De Napoli, però preferisce il servizio a Careca, poi il tocco ancora per De Napoli in avanti, ma c'è l'uscita di Tricella, la palla recuperata da Bonetti. Bonetti va a servire tacconi, la Juventus con la sconfitta di oggi dice addio ai sogni di gloria. Si parla anche già di un dopo Zoff a Torino. Il tocco di Rui Barros, la palla a Schillaci. Sulla tre quarti, Schillaci, c'è De Agostini ma sceglie di servire in mezzo, Schillaci, la chiusura di Corradini, la palla toccata da Careca, poi ancora un pallone dentro per Schillaci, ancora Corradini di testa, Careca all'indietro per De Napoli, poi Careca, la chiusura di Bonetti, Tricella, quindi De Agostini e Bonetti. Lunga la battuta di Bonetti, non può raggiungere la sfera De Agostini. 44esimo minuto del secondo tempo, Beppe, possiamo dire che il Napoli ha vinto questa partita con pieno merito. Hai ragione Cesare, sono d'accordissimo con te, il Napoli ha giocato una grande partita e in modo particolare deve ringraziare Maradona che ancora una volta ci ha messo del suo. 2 gol per Diego Armando Maradona, il primo, un controllo a centro area e la palla collocata in rete, poi una punizione segnata al 28esimo minuto. La Juve ha riaperto momentaneamente la partita al 61esimo con un rigore di De Agostini e poi il Napoli 3 minuti dopo si è portato sul 3-1, corre il cronometro,
Siamo al 90esimo, è finita la partita di Lecce, il Milan batte 2-1 in Lecce con gol di Baresi e Van Basten che ribaltano la rete di Paolo Benedetti. Milan in testa con 44 punti, Napoli a 43, larga vittoria dell'Inter sull'Atalanta 7-2 e Inter che oggi è terza in classifica a 4 punti dal Milan e a 3 dal Napoli. 4 le partite ancora di questa stagione. Giunge il fischio finale di Longhi, 3-1 il punteggio, Giuliani stringe la mano all'arbitro, il pubblico è ugualmente in festa benché non ci sia stato il sorpasso, esce dal campo che fu suo Dino Zoff. Beppe, una grande giornata ancora per il Napoli che può sperare sempre di vincere lo scudetto. Sì, ci sono ancora 4 partite, sono poche ma possono essere tante, possono essere sufficienti per poter ancora vincere il campionato. Milan 44, Napoli 43, Inter 40, Juventus 38, Sampdoria a quota 38, Roma 36 che ha battuto per 5 reti a 2 il Verona. Verona una delle squadre pericolanti. Ebbene, dallo stadio San Paolo di Napoli per questa partita tra il Napoli e la Juventus è veramente tutto. Un cordiale buon pomeriggio da Cesare Barbieri e da Beppe Savoldi.